Buongiorno Raffaele, tu che ce l'hai piccolo il bar? Buongiorno. Buongiorno, benvenuto alle piccole Gargano. Oggi 19 gennaio 2011. 2011 no. Era 2011. Buongiorno a tutti, buongiorno. I Mastr. Tommaso, oh, cos'è? Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. Se ci pensi che cosa le dico, del Gargano. Franco. Dipende. Le dico del Gargano. Buongiorno. Buongiorno. Da posto. Ottimo. Benissimo. Siamo nel posto di che cosa. Vai, dici. Nel bar più bello di Monte Sant'Angelo. Ma lo detto. C'è voluto che parlo mai. Che t'hanno come sbagliato tu caffè? Ci vediamo più tardi, ciao. Buongiorno. Grazie ai nostri amici che ci hanno dato il buongiorno questa mattina. Noi ve lo diamo in questo modo: la bella addormentata. Ogni riferimento è puramente voluto. Durm. Chi dorme non piglia. I pesci. Vanity Fair. Vanity Fair. C'è la prima. La foto di Roberto Saviano e poi sono tornato a vivere un racconto di Roberto Saviano. Amici, buongiorno! Buongiorno! Matteo Pellegrino! Io sono ancora con il giubbino oggi, E vai! Ciao Manuele! Ciao! Con la M, senza E, Domenico Manduano! E a proposito di pesci, Giovanni, era doveroso stamattina. Vota il sindaco di Alba per Monte Sant'Angelo. Oggi è il pitone bianco. No, questa è bella. Questa è stamattina bella. Siamo a completo. Siamo a completo. Allora, andiamo subito alla nostra rassegna stampa. La Repubblica. Lavoro, ecco il piano Fornero. Liberalizzazioni, sconti RC Auto, Monti, staneremo tutti gli evasori, magari. Grazie a te. La fotonotizia di Repubblica in prima pagina, l'inchino della Concordia, stop alle rotte proibite. L'inchiesta si allarga alla tolleranza di armatori e capitanerie. Il dovere, l'editoriale del direttore di Repubblica, Ezio Mauro, il dovere della riforma elettorale. Un bel editoriale, leggetevelo. E il paese perdona Schettino, ci dice Concita Sannino. Sono state le meduse. Sono state le meduse e non mettete più quegli scogli così dalla sera alla mattina. È giusto. Repubblica Bari. Le meduse tigri. Provincia, la truffa da 15 milioni. Denunciati i fratelli Antro, la finanza acquisisce gli atti. Dove siamo? Nel fascicolo d'inchiesta della procura, accertati pagamenti non dovuti, anche ordini di servizi. Non sempre a Bari, caro, sempre. Tedesco vuole andare a Lecce per rivelazioni sui magistrati. Il Senato decide sull'ex assessore che prepara la controffensiva. Speriamo che sia potuto indicini. Su di noi non dovrebbe dire niente. No. Nomina al Petruzzelli, Filipponio e la terza entrano nel consiglio. Passiamo al Corriere della Sera. Andiamo caro. Al Corriere. Eccoci. La bella addormentata. No, la bella addormentata. Non sconzate le belle addormentate che dormono. Non sconzatele. I pesci. La Gazzetta della Sera, va bene. Il Corriere della Sera. Gas e RC Auto, il piano del governo, la bozza con le domande di Bruxelles e le risposte dell'Italia. Non mi viene mai il termine, come si chiama? Dillo tu che dopo lo dico io. Di Giannelli. La vignetta. La vignetta. La vignetta. Il dolcetto. Va bene. Come potete vedere... mattina è pericolosissimo, Pasquale. Non si affronta la situazione. La mattina, anche se è alle 12, la stessa cosa. Ragazzi. Io ci andrò prestissimo, tornerò tardissimo. Hai fatto già questa pagina? Andata, il Corriere della Sera. Prego. Il Corriere del Mezzogiorno riapre con rifiuti a Foggia. Eccola qua, fallisce l'amica. Il giudice, la strategia ipotizzata non è sufficiente. Mongelli annuncia il ricorso, a rischio 700 posti di lavoro. Ha azzerato anche l'amica. È certo, crack della società comunale, la città teme una nuova emergenza. Speriamo di non diventare come Napoli, perché sennò veramente è un po'... La rubrica, Pasquale. La rubrica. La campagna. Facebook di Giovanni Sasso, Jacques Roche. Roche. Roche.
questa... Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, scusate, ma non lo conosco. Visto. Visto l'altissimo numero di praticanti, per Londra 2012 siamo pronti a inaugurare una nuova disciplina olimpica: il tiro allo schettino. Pasquale. Bellissima. Questo è per le signore. Le signore, prodotto da Forno e Fantasia, cucinate, la migliore pasticceria. Soprattutto abbiate fantasia con i mariti. Matteo, la fantasia in cucina, utilizzatela. Il gratta e vinci alla Seneca, la crisi a queste latitudini. Andiamo avanti, c'è qualcosa dentro? Sì, abbiamo la pagina culturale. Le nomine del ministro. Oggi è giovedì. Al Petruzzelli, oggi è giovedì, certo. Sì. No, pasta asciutta. Pasta asciutta. Pasta asciutta il giovedì. L'Olocausto è memoria, un bel pezzo di Rossella Trabace, dal 26 gennaio al 24 febbraio, 50 appuntamenti per ricordare la Shoah. Sì, il 27 se non sbaglio. Il 27, il giornata della memoria, i ritmi urbani della Puglia di oggi, nella foto Erika Mu che andrà a Sanremo Giovani. Bene. Andiamo velocemente, Matteo, alla Gazzetta del Mezzogiorno, anche la Gazzetta del Mezzogiorno. Ci piace anche la vignetta di oggi. È vero, è verissimo. Schettino spacca i giudici. Isola del Giglio, battaglia sui domiciliari al comandante della Concordia, sostenuto dai suoi concittadini di meta di Sorrento. La vignetta di Pillinini, il comandante agli arresti domiciliari. Viene avanti Schettino. Bellissima. La fiera del Levante verso la privatizzazione. Anche quella si va bene. Gazzetta di Capitanata apre sulla con la notizia del fallimento dell'Amica. I giudici dichiarano il fallimento dell'azienda. Il comune molto critico con i giudici preannuncia il ricorso in prefettura. Oggi dei giudici, è l'azzeramento in prefettura. Oggi vertice sulla sicurezza con il sottosegretario. Suona l'allarme criminalità. Carlo De Stefano presiede la riunione a Foggia che si terrà questa mattina in prefettura. Pasquale, a proposito, per quanto riguarda la questione della chiusura dei tribunali, abbiamo avuto molte adesioni per messa a disposizione il garage mio. Il garage, sì. Ottimo. Cancelliere sono io, no? Allora, in questo Manuel ha detto che vuole andare dappertutto lui a fare il bidano. Non ci sono. Va bene. In questi giorni in questi giorni vi daremo gli orari per venire nella garanzia dell'udienza. Ci vediamo. Allora, mercato settimanale, bisogna cambiare la data di svolgimento. Io l'avevo detto. C'è una grande polemica a Manfredone per lo spostamento del mercato. I baresi sono sul piede di guerra. Non solo, ma anche chi aveva preso baresi che vanno, sì, i baresi che no, i baresi vengono a fare il mercato. Quelli che vengono a fare il mercato. Agricoltura. Non capisco. Consorzio. Allora, ci sono delle baracche, delle persone, dei venditori che vengono dalla BAT a fare il mercato a Manfredonia, che è comunque uno dei più grandi mercati che si fanno almeno a livello regionale, e ci sono dei problemi per l'assegnazione dei posti. Ah, e quindi sì, si è trasferito dall'altra parte. È una giostra. Carnevale, giostra, mercato. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Monte Sant'Angelo, programma dal 20 al 28 nella chiesa della Madonna della Libera. I padri Michailiti ricordano il beato Bronislao Markiewicz. A 100 anni dalla morte, fu il fondatore della congregazione. Ma siamo cinta. Ottimo. Non era pure un paio di anni fa, che era 100 anni dalla morte. Ogni 15 anni c'è cifratore. Come Andreotti, ogni 15 anni per 93. San Nicandro, giovane perde controllo dell'auto, travolge e uccide anziano ciclista. Andate piano. Investitore sarebbe risultato positivo ad alcol test, mannaggia. Comunque bisogna bere. Sì, si scrive quando il correttore di bozza. San Marco, niente donne in giunta. Il TAR revoca le nomine nell'esecutivo. San Marco. Tutto da rifare, condannato a pagamento. Annullato il decreto. Se le dà aggiunto per qua. Parità di genere. San Marco. No, non c'è. Non si può fare niente. Non puoi azzerare niente. Dai, che fra un po' si va a votare. Tra 4-5 anni si va a votare. Dai, che il mattino di Foggia. Amica fallisce per sentenza politica, il sindaco annuncia ricorso, rifiuto e dipendenti salvi per ora. Agostinacchio si assolve, Ciliberti scarica su Mongel tutta la colpa.
Va bene, questa era la prima pagina. Mi il quotidiano di Foggia. Dentro al Mattino c'era qualcosa di interessante. Dopo la pagina, bocciato il piano industriale, Amica fallita. Oggi tutta l'apertura sul fallimento dell'Amica. Il comune preannuncia ricorso. Tremendo. Tremendo è quello che sta entrando. Temendo l'effetto domino, torna lo spettro del dissesto. Pasquale, era questa la notizia per caso? Era la notizia. No. Che ne sarà delle promesse fatte all'ospedale di Monte? Questa è l'interrogazione che ha fatto il consigliere regionale Gian Diego Gatta all'assessore alla sanità Fiore e al presidente Vendola. Era questa la notizia? No, non era questa, c'era un'altra cosa, ma non questa, sì, interessante. Non, va bene, non fa niente. Sul Diario invece, Emanuele, noi troviamo un bellissimo editoriale. Vengo là. Vieni qua che io non vengo. Vengo io, digli che venghi, no? Vieni in braccio a me. Digli che venghi, no? C'è questo bellissimo. C'è questo editoriale. Se vi dovete sposare, andate qui. Se vi... 70 euro. Grandi fatti epocali e piccole furbizie locali. È il primo editoriale di Carmelo Mazza, il nuovo editorialista del Diario Montanaro, che salutiamo perché sta fuori lui. Ciao. Ne approfittiamo per salutarlo. Stato di necessità, questo è l'evento 2012, l'urgenza di progettare il domani. Andatevelo a leggere. Impiegate qualche minuto perché è veramente molto interessante. Facciamo vedere tutto. C'è anche un commento di Matteo Totaro. Una politica senza idee, ma solo con pretesti, una politica per la quale il tempo non scorre, non esiste. E abbiamo detto tutto. Siamo d'accordo con l'amico Matteo. Molto d'accordo con Matteo. Potrei dirti bel commento, dico solamente ciao. Ciao Matteo, salutiamo anche Matteo Totaro. Bene, abbiamo terminato. Buongiorno, anche per non abbiamo terminato, scusami, non è vero. Se non l'avete fatto, votate il sondaggio per il sindaco ideale. Poi molto presto parleremo del sondaggio fatto sul Diario Montanaro. Votate e fate votare. Soprattutto fate se votare. Pasta nera, il mezzogiorno del dopoguerra raccontato nei viaggi della solidarietà al nord di tanti bambini. Questo è Alessandro Piva, che è stato anche a Monte Sant'Angelo a presentare il suo film. Bellissimo. Ti è piaciuto, Emanuele? Veramente un bel film. In questi giorni sarà presentato a Manfredonia. Pasta nera è una delle canzoni di Matteo Salvatore. È certo, una canzone di Matteo Salvatore, fatto bene a ricordarlo. Allora, chiudiamo con l'attacco ufficiale, Amica è fallita, finiscono al macero anche gli ultimi 8 anni di politiche dei rifiuti. La decisione del giudice Gentile è un'impietosa stroncatura di Mongelli. Che si azzira. Flippi il banco. Qui abbiamo i templari. Posso ora ritornare? I nostri eroi e i mostri. C'è scritto. Bene, abbiamo terminato? Sì. Abbiamo terminato, come no? C'era una notizia, eccola qui. La discarica Forcone Cafiero sta scoppiando l'emergenza. Cerignola con l'acqua alla gola, Tatarella, Pecorella si dimetta. Tatarella è il coordinatore provinciale di FLI. C'è un problema di rifiuti in tutto il Gargano, anzi tutta la provincia di Foggia sversa a Cerignola. E fra un po' la discarica di Cerignola scoppierà e noi faremo fatto da paper, è bellissimo. Bene, abbiamo terminato anche questa mattina. Vi diciamo grazie, vi auguriamo una buona giornata. A casa vostra prende? A casa vostra prende. Dobbiamo mandare a lui. Digli che venghi, no, questa mattina. Fate una buona giornata e ci vediamo domani. Se Dio vuole. Sempre se Dio vuole. Ciao a tutti! Ciao! Ciao, ciao pesce!